Yes, yo, ciao a tutti quanti, ciao ragazze, ciao amici, as a funky presidente live nella casa, lo sai, Captain Futuro is for the ladies, è ben contento di questo. Grazie a tutte le sista che hanno partecipato, siete state tutte massicce, le meglio, grazie a voi possiamo fare con dei telefonini, con delle webcamera, un programma che nessuna televisione passa, è una bella soddisfazione, Captain Futuro live and direct. For the ladies! Allora, due cose devo dire. Una è molto importante, che statisticamente il contest dei ragazzi, il Captain Futuro Rap Contest, ha avuto 600-800 rappers, la prima edizione, quella un po' più grossa, da 3 settimane, e io direi un centinaio di rappers veramente molto bravi. E qua abbiamo avuto, non so, una sessantina, una settantina di video, e tolgo, cioè estraggo 12 ragazze che secondo me sono le più brave. Ok, Veresa for the ladies, facciamo un po' vedere un po' di skills a questi giovanotti che ci prendono per il culo. Parole e note che si intrecciano in una sublime melodia. Poesia, la rima che si libera spontanea, prende il via. Mania, bisogno fisiologico, oggi business, follia. E quanta nostalgia di quell'epoca d'oro che adesso andate via. Dear, che adesso andate via. Forti shock emozionale, bless it, black music. Abbiamo il soul nelle arterie, siamo rinchiusi dentro stanze tutte le sere, siamo cresciuti in cattività tra la merda che c'è fuori, questa cosa che si chiama rap, fuori col mio team, back in the days. Lascio stare i bla 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 del mio vicino, roba fiaca, con sto sound che all'iniziale mute, doppia H, ce l'ho con la pera che da anni fa la scena, chi ci cade se la prende, super giù nel fondo schiena, trova Wally, sai dov'è? Sai dirmi dove sta? Mi hanno detto che dal CERT è andato in comunità, ci mangiamo le tue balle pure a colazione, sei dolce come un pasticcino, stronzo come un pasticcione, è così che va. Ma tu va bene, tu sei uguale, io perché sputo pugni, tu perché fai cagare, l'hip hop è l'opposto delle cazzate che dici, sarà per questo che non siamo amici, giri con le guardie del corpo e te la banfi, ma cammini con loro perché hai paura degli schiaffi, non mi piego a 90 per un contratto, questo gli anni 90 mi hanno insegnato, io non sono un ma porterò un messaggio fra chi fa solo bla bla bla, gli darà ciò che avrà bisogno, la realtà la renderà più bella di qualsiasi sogno, condividerò un dibattito ogni attimo, dal primo all'ultimo, solo in una stanza come fuori con un pubblico. Ferma il tuo istinto che non vuole educazione, non farti comandare ma non essere padrone, dopo puoi aspettarti anche chi ti odia, l'unica cosa che non so fare è farlo per moda, quindi come gatto coda alta, tu stai calma, mic in mano, dai poi spacca, attenta a non scherzare con la doppia H, se non sei coerente con quello che scrivi, non dire di rappresentare tutto ciò che vivi. Sorride al principale, lupo uguale, ma vi odiate, fa l'intellettuale, ha una nave fidanzata, ma mi ha messo le mani addosso, di nascosto nel suo ufficio, mi ha detto se voglio io posso, lavori per me, da quanto che piscio, lo devi fare per lavorare qui, e mi esce anche un gadget, non lamentarti né ribellarti se noti di mezzo il budget, se vuoi tu puoi ma sai che c'è, che se vuoi puoi ma non con me, sono una donna ma della donna non porto nemmeno un cliché. La cosa bella quindi che si può dire che statisticamente le ragazze sono brave quanto i ragazzi, forse di più, oserei dire, perché sono di meno, e questo fattore di averle dedicato, di avere dedicato loro un contest, per me è solo un modo per metterle veramente su un palcoscenico, perché non le mettono sul palcoscenico, ci sono bravissime big girls, writers, DJs e MCs in Italia. Ci saranno anche delle bravissime ragazze a fare beatbox, ne sono sicuro. Va bene, fatto sta, questa è la prima roba. Seconda cosa, i beat di ESA. Con questo contest, come per gli altri, si vince un beat di ESA. Beat di ESA, lo segnalo per la gente, beh, essendo ESA degli OTR, gente guasta, insomma un artista che da 20 anni fa musica e cultura in Italia e spinge, attivista dell'hip hop. I beat di ESA mediamente costano dalle 200 alle 2000 euro, vuol dire che se vuoi un beat per un mixtape o se vuoi un beat per un album ufficiale o per un singolo, ovviamente le robe cambiano, e quindi quello che io metto in palio qui ha un grosso valore. Quando ho partecipato a un contest di ESA, quello che fa ESA ha un grosso valore. Chi lo mette in dubbio è bene che sia magari altrettanto una professionista o una personalità che sta sulla scena da almeno 20 anni, pensi, se no andate ai reality show, andate a quello che offre il business istituzionale, ok? Questo è l'underground, questo è l'hip hop.
grazie di tutto. Allora, vorrei ringraziare tutte le ragazze, qualcuna non c'è stata nelle meglio, ho messo i nomi di tutte. Direi che vince il contest per la carica, mi sembra anche una ragazza giovane. Vabbè, vediamo i video e poi ve lo dico. Sei per impazzire l'inizio della fine, quanti fanno i dischi senza nulla da dire, rap al femminile, vero setta gli ombretti, io preferisco avere i concetti, cibo per le menti e cervelli spenti, se tu mi senti magari ti riprendi, no non mi prendi, è inutile che tenti, perché già da mo sono calci nei denti. Cosmico, il solito tran tran di faccia stante giù al deposito, il ciampo nel filologico, cogito ma in slow motion, rimango rannicchiata nell'angolo più remoto del mio inconscio, rifletto una buona fetta del genere umano, quella che cerca più calore osserva gli altri da lontano, come siamo fatti dentro, che cosa ci distingue, cosa spinge un infame a mettere in giro male lingue, come faccio a connettermi ad un compare con un 5 in un posto dove il concetto di unità piano piano si estingue. H perché fa moda, un po' come la droga, e raziocinio che fa male in mezzo a questa roba. Il mondo è così marcio, non immagini ste cose. Bambini in grembo con le madri morte d'overdose. Vecchietti in fila, mandazzato sopra i necrologi. Punterò su chi tra queste è morto di cirrosi. I pazzi stanno ovunque, mica solo in manicomio. Mio padre non ha figli perché conta con l'orgoglio. È la risposta ad ogni cosa, da due anni io sono morto. Quindi frega cazzi se non campi un altro giorno. Volevo fare il rapper come le Salt and Pepper. Il logo forte, la lingua di fuori come Jagger. Libro come Tilla, passo l'essere a vera ascoltando Dill. E poi ci canto su come la vado e scatta la scintilla. Qui la stanza è piena di ele, tequila e tu. Freaky freaky real flow, Elliot on the cookbook. New look che fa gli occhi ricchi come Nicky e la Kim. You lose pure coi soldi e il flow di Papa Ricky e la Kim. You know la roba strana, in testa la bandana, che è nercana, infesta le piazze, etichettio della Montana. Di notte fai la brava, non andare sola, diseducata come l'orangia dai banchi di scuola. Una cosa che devo segnalare prima di tutto. Ok, ho detto che i miei beat costano un sacco di soldi. Per tutti gli MCs che non hanno soldi, sul mio sito captainfuturo.bandcamp.com trovate beat in regalo, beat a 1 euro, gruppi di beat a 5 euro. Quindi supportate l'underground, supportate ESA, usate i miei beat se non avete altri beat, se vi piace, se vi va di supportare ESA, lo school, Ria di pop, tutte le storie. Vi piace il mio vibe, vi piace la mia energia, vi voglio bene. Allora, vince il contest perché per me ha mostrato sicurezza tecnica, ragionamento, amore e tutte le qualità che ci vogliono per rappresentare, secondo me, la cultura. Brownie, un grosso applauso per Brownie, ce la sentiamo, un grosso applauso per tutte, vi voglio bene. Grazie a tutti gli amici che hanno supportato questa iniziativa coraggiosissima. Grazie, grazie, grazie. One love, Captain Futuro is for the ladies. One. Il dissidente per entrambi e zero prescrizione, venduti come il debito in balia 24 ore, spread televisione, puoi vincere 1 milione se compri appartamento in promozione a Telenove, la tele resta spenta e non la guardo più e non mi fido di nessuna parte che corre i woods, nostalgica per questo non sorrido al flow del preferito e visualizzazioni non riscattano un fallito.